Ciao a tutti, io sono Elenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Con estremo ritardo facciamo il book haul dei primi 6 mesi del 2021. Prima di quest'anno ero solita fare book haul e wrap up ogni 3 mesi, però quest'anno è andata così e quindi continueremo a fare così. E il prossimo book haul e il prossimo wrap up li vedrete gennaio del prossimo anno, insomma, concluderemo la seconda metà del 2021, tra dicembre e gennaio del prossimo anno. Comunque, facciamo il book haul. Io avevo contato circa una ventina di libri comprati in questa prima metà del 2021. Non li ho letti tutti purtroppo, però sto recuperando e andrò in ordine casuale perché non mi ricordo assolutamente l'ordine in cui li ho comprati. Dovrò farmi una lista, non lo so, dovrò in qualche modo. Prima o poi mi organizzerò meglio, però comunque il mio canale è così, fa niente. Perché io sono così, quindi è bello così. Allora, partiamo con Fontamara di Ignazio Silone. Questo in realtà l'avevo comprato io per mia mamma e io non ho ancora l'ho letto. Tra l'altro queste edizioni dell'Oscar Mondadori mi fanno piuttosto schifo. Comunque, vabbè, passiamo avanti al prossimo libro. Allora, questo in realtà me l'avevano regalato a Natale, Il ladro dei tatuaggi di Alison Bestman. Vi farò la recensione prima o poi, probabilmente ad Halloween, perché avevo fatto una recensione ad Halloween su Il tatuatore della stessa autrice, e questo poi mi sembra che mi sia arrivato tra fine dicembre e inizio gennaio, quindi vorrei citarvelo comunque perché non mi ricordo. Comunque andiamo avanti. Poi vi mostro 3 libri che ho comprato per l'università, però comunque si possono leggere anche così per piacere personale, anche se dubito che qualcuno di voi legga questi libri per piacere personale, a parte uno forse che io l'avrei fatto, sinceramente. Comunque, il primo è Il tempo siamo noi di Mark Whitman, che sinceramente vorrei iniziare a leggere appena finisco di registrare questo video e il wrap-up che dovrebbe parlare del tempo. Ovvio, Il tempo siamo noi è il titolo, genio. E per quanto riguarda il punto di vista dell'autore, dovrò anche concentrarmi a capire perché comunque mi servirà poi per fare un esame all'università. Un altro libro che ho comprato sempre per lo stesso esame di Whitman è Fino alla fine del tempo di Brian Greene. Anche in questo caso si parla del tempo, della concezione di tempo, secondo l'autore. Un po' più malloppo, però comunque penso che in una settimana questo si legga tranquillamente. Whitman forse in un pomeriggio, penso che ce la farò oggi. E vediamo un po' se riesco a capire più che altro, poi vi farò sapere. Tra l'altro io devo ancora aggiornarvi sull'esame di letteratura per l'infanzia, però lo farò un giorno probabilmente, perché ci sono alcune cose, alcune novità che non voglio spoilerare. Non voglio neanche tirarmi la zappa sui piedi da sola perché non voglio parlare prima che le cose succedano, però quell'esame è fondamentale, probabilmente anche per il futuro, però non parliamo più. Ecco, poi arriviamo al libro, sempre lo stesso esame di questi due libri che vi ho citato. Questo probabilmente qualcuno malato di mente come me, probabilmente, cioè io sinceramente non avrei mai pensato prima di oggi che avrei mai potuto leggere un libro del genere per piacere personale, però pensandoci l'avrei fatto, cioè ad oggi magari vi dico che l'avrei fatto, magari qualcun altro di voi pazzo, malato di mente l'ha fatto già o lo farà. Viaggia nello spazio tempo di Kip Thorne, cioè La scienza di Interstellar. Prefazione ovviamente di Christopher Nolan, cioè questo libro dovrebbe spiegare, dato che Kip Thorne dovrebbe essere un fisico, a entrare nel mood Interstellar, quindi a capire tutte le dinamiche di Interstellar. Non lo so se io ci riuscirò mai, però Interstellar è uno dei miei libri preferiti. Sì, vabbè, libri no, è uno dei miei film preferiti. Poi Christopher Nolan, io lo amo da qui alla Luna e ritorno. E da quello che ho capito, perché ho letto solamente l'introduzione, le prime pagine, e anche questo comunque mi ci devo un po' concentrare e devo rivedere assolutamente Interstellar prima e dopo aver letto questo libro, perché io ci ho capito.
sono così malata di mente. Comunque, mi dimenticavo cosa stavo dicendo. Mi sto dimenticando, vabbè, pazienza. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. Se anche voi lo avete fatto, lo farete. Insomma, il libro costa 25 euro. Probabilmente non l'avrei mai fatto se non fosse per l'università, per il prezzo più che altro. Andiamo avanti con The Martian Sopravvissuto di Andy Weir, non lo so. 4,90, l'ho comprato insieme a... poi vi faccio vedere altri libri per il mio compleanno, usando il buono Amazon che mi aveva regalato mia zia, quindi... adoro. Avevo visto il film, me lo sono dimenticato, adesso leggo il libro, leggerò il libro e poi riguarderò naturalmente il film. Poi, allora, questo è più recente, cioè La moglie tra di noi, di questi due autrici. In realtà, se non sbaglio, Sarah Penkkanen, credo, è un'autrice, proprio una scrittrice, mentre Greta Hendrix, credo si pronunci così. Fatemi sapere come si pronunciano questi due nomi, per favore, grazie, che sicuramente siete meno ignoranti di me. Comunque, dicevo, Grink Hendrix dovrebbe essere la editor, credo, editor, sì, di Sara, e hanno deciso di scrivere un romanzo insieme. Comunque, di questo vi farò la recensione, è stato carino come libro, poi ne parleremo anche nel WhatsApp un po' così velocemente. Carino, però ci sono stati alcuni un po' momenti un po' così, però va bene, parlerò meglio nel WhatsApp e poi anche nella recensione, perché io, cioè, devo avere dei chiarimenti su questo libro, cioè io devo un attimo capire, perché ho appena finito di leggerlo, tra l'altro. E quindi sì, l'ho comprato circa un mese e mezzo fa, trovate il link sulle schede comunque. Poi allora, abbiamo L'arte di correre di Murakami, che non ho ancora mai letto niente di Murakami, tra l'altro, e mi sembrava un prezzo giusto, L'arte di correre. Tra l'altro, mi sembra di averlo sentito nominare da Matteo Fumagalli, e quindi, cioè, dovevo comprarlo, ancora non lo leggo, ahimè, però devo, cioè, adesso sto guardando tutti i libri che ho a casa ancora da leggere, e quello è uno di quelli. Poi abbiamo 7 anni in Tibet. Amato alla follia, ragazzi, che cosa lo dirò a fare, sia il libro che il film. Poi, tra l'altro, nel film c'è anche l'attore di Lupin, che è il mio personaggio preferito in Harry Potter, quindi come posso non amarlo? Comunque dovrò rileggerlo perché non mi ricordo una certa di questo libro, però il film, vabbè, amato. Non penso che ci siano tante differenze tra i due film, non mi ricordo tante differenze. Comunque, vabbè, andiamo avanti con L'enigma della camera 622 di Charles di Carroll, scoperto questo autore grazie a Emanuele di Neverland Stories. E avevo iniziato con Harry Quebert, poi avevo comprato il primo, quindi Gli ultimi giorni dei nostri padri, e poi avevo letto lo scorso anno La scomparsa di Stephenie Meyer, e quindi adesso ho comprato questo, un altro bel malloppone, che devo ancora leggere, tra l'altro. Se mi piacerà continuerò con gli altri libri. Adesso mi ritengo abbastanza soddisfatta di tutte le letture che ho fatto di Joël Dicker, quindi sicuramente si potrà andare avanti. Allora, poi, ecco qua, torniamo sempre sul discorso letteratura per l'infanzia e università, la montagna di libri più alta del mondo, trovate la recensione già sul canale e ve ne parlerò meglio quando i miei progetti, ancora un po' vaghi al momento, andranno in porto, perché deve comunque andare in porto questo mio progetto, prima o poi dovrà accadere. Poi, due graphic novel che non mi aspettavo mai di comprare e di leggere, però alla fine è successo, anche se io desideravo tantissimo farlo, e finalmente, dicevo, è successo. Ho preso due graphic novel di Zero Calcare, cioè A Babbo Morto e 12. Li ho letti entrambi, io li adoro, li amo alla follia, io adoro Zero Calcare e ho letto solamente due graphic novel, e adesso io devo assolutamente comprare e leggere le altre graphic novel sue, perché voglio dire, se lo merita, e anche io me lo merito. E poi abbiamo Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, letto anche questo per l'università, per l'esame di letteratura per l'infanzia, dove Gianni Rodari ci spiega diverse tecniche di invenzione delle storie, cioè ci sono diversi modi per inventare storie, e lui ce le spiega.
Non so, ma non so se vi parlerò mai nello specifico di questo libro, perché non so se potrebbe piacere. A me è piaciuto. Io amo generi letterari, però non lo so, potrebbe risultare noioso per alcuni. Poi abbiamo l'ultimo di una serie che mi sto portando avanti da, non so, da anni, forse da 2 o 3 anni. Avevo fatto già una recensione sui primi 2 libri di questa saga, e adesso che leggerò il quarto, concluderò la recensione. Sto parlando di Echin Tempest di Christelle Dabaut. Allora, il terzo mi aveva un po' annoiato all'inizio, poi l'ho ripreso quest'anno e l'ho concluso, il terzo, dicevo. E quindi poi, vabbè, mi era piaciuto abbastanza, forse il migliore tra i tre che ho letto finora. Vediamo Echin Tempest cosa ci preserverà. Io non ho buone aspettative perché non sento parlare male, o meglio, non benissimo, quindi non lo so. Probabilmente sarà una fiacca anche in questo caso, però comunque vediamo un po' cosa succederà con la mia lettura, magari sarò io fuori del coro. Poi gli ultimi 4 libri sono parte della stessa serie, saga. Allora, partiamo, vi spiego. Allora, poi ho comprato appunto la prima trilogia di Hyperversum, vi ho fatto già la recensione domenica. Sono questi libri, adesso vi faccio vedere uno a uno perché altrimenti non ne vale. Allora, questo è il primo, Hyperversum. L'ho amato. Beh, io, vabbè, vi ho lasciato la recensione, sono nelle schede, ve la lascerò. E poi ne parleremo anche nel WAP, insomma, di tutti i libri che ho letto finora. E poi il secondo è Il Falco e il Leone, è il mio preferito, tra l'altro, tra tutti e tre, tra questa prima trilogia. E infine Il Cavaliere del Tempo, che è il terzo della prima trilogia, e così si conclude la prima. Poi ho comprato Hyperversum Unknown, il terzo della seconda trilogia. Adesso vi faccio vedere la seconda, così almeno per chi è interessato lo sa. Comunque, il primo della seconda è Hyperversum Next, poi il secondo è Hyperversum Ultimate, e il terzo appunto Unknown. Comunque, questi tre, poi ve ne parlerò. Penso domenica uscirà la recensione sulla seconda trilogia di Perversum e ve ne parlerò più nello specifico. Comunque, questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lascio un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete letto uno di questi libri, cosa mi consigliate di leggere prima, e poi magari mi potete far sapere quali libri avete comprato voi nell'ultimo periodo e qual è stato magari l'ultimo libro che avete comprato, e fatemi sapere. E niente. Se volete iscrivervi, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!